anno di SEL, un anno di battaglie e di risultati per l'Abruzzo. Inizia così il resoconto stilato dai rappresentanti di Sinistra, Ecologia e Libertà, che elenca le priorità per il 2016, come il no Ombrina, la bonifica di Bussi, la politica sui rifiuti, la ricostruzione all'Aquila e il caso depuratori. I finanziamenti previsti nel master plan, su cui noi abbiamo puntato in maniera importante, 60 milioni per la Tremonti di Bussi, di cui 4 già disponibili con il nuovo, con la programmazione 2016, ma anche e soprattutto i due SIR, il sito di interesse regionale di Chieti Scalo, su cui molti dichiaravano da tempo di volersi impegnare, ma su cui di fatto abbiamo noi realizzato questo importante finanziamento di 6 milioni di euro, di cui uno già utilizzabile dal 2016, e poi il SIR Salina Lento. Dall'altra a parlare il parlamentare Gianni Melilla, che spiega il lavoro svolto a Roma. Tra le priorità il reddito di cittadinanza per i disoccupati, l'apertura di un terzo polo universitario e l'aspra critica alla legge Fornero, sulla quale spera di ottenere delle modifiche grazie ad una proposta già scritta. Io ho presentato varie proposte di legge in questo campo. Una a cui tengo molto è quella di rivedere per esempio l'età pensionabile per tutte quelle famiglie in cui c'è un disabile a carico al 100% grave, e quindi per quelle famiglie i lavoratori non possono arrivare a 67, 68, 69 anni per andare in pensione, perché ovviamente con l'età i problemi della salute si aggravano e l'esigenza di accudire delle persone disabili renderebbe necessaria una misura di equità, nel senso di prevedere per queste famiglie la possibilità di un'età pensionabile che abbia degli sconti come età.